Buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Sospesi, vivere al tempo del coronavirus. Il tema al centro della nostra riflessione questa sera è quello della comunicazione. Come cambia la comunicazione alla luce dell'esperienza di utilizzo massiccio degli strumenti di comunicazione digitale di cui tutti abbiamo usufruito per cause di forza maggiore in assenza di comunicazione in presenza in queste settimane e in questi mesi. Ma quali sono le conseguenze anche dal punto di vista relazionale che questo può aver provocato e qual è la lezione per il futuro anche a livello ecclesiale? Come sempre diamo qualche spunto di riflessione, lasciando naturalmente che poi le risposte alle domande siano in qualche maniera rielaborate a livello personale e comunitario. A tutti, buon ascolto. L'augurio di ottima serata ai nostri ospiti di questa quarta puntata di Sospesi. Andiamo subito con le presentazioni. Un grazie per la disponibilità, anzitutto a Serena Valorzi, psicologa psicoterapeuta. La vedete nella parte alta dello schermo. Buonasera, benvenuta naturalmente. Buonasera. Dottoressa Valorzi si occupa in particolare di dipendenze legate all'utilizzo delle tecnologie. Ha scritto anche dei libri in collaborazione con Mauro Berti della Polizia Postale, in cui si parla di cyberbullismo, in particolare, ma non soltanto, dell'utilizzo dei social, e di recente ha scritto un volume dal titolo Io resto a casa, guida alla sopravvivenza a casa in epoca Covid-19. Gigio Rancilio, subito sotto, collegato con noi da Milano. Buonasera Gigio. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Giornalista di Avvenire, si è occupato per anni di spettacoli e da qualche anno, sempre per il Quotidiano Cattolico, segue l'ambito dei social media. E accanto a Gigio Rancilio, Diego Andreatta, il collega direttore di Vita Trentina. Buonasera, direttore. Buonasera, Pier Giorgio. Se mi consentite una battuta d'esordio rispetto alla conseguenza più evidente che questa emergenza ha portato dentro le vostre vite, insomma, dottoressa Valorzi. Credo che veramente sia stato un periodo veramente strano, nel senso che c'era la sensazione di bolla di realtà. Cioè chi si è molto spaventato, chi ha vissuto invece questa epoca come la possibilità di rientrare all'interno della propria vita anche, no? Quindi non sempre di corsa. Sicuramente per quanto mi riguarda si è trattato appunto di uno sforzo di flessibilità, di riadattamento, di poter reinventare in qualche modo la propria vita, da un punto di vista professionale anche naturalmente, da un punto di vista personale ho sentito moltissimo l'assenza, l'impossibilità di un contatto fisico di cui credo, certo ne avevo percezione, ma questa volta è stato veramente molto molto di impatto, quindi sicuramente ottimi spunti di riflessione per questo momento specifico e poi per quello che avverrà. Gigio Rancilio? Ma la prima cosa che mi viene in mente è che ognuno l'ha vissuta a seconda delle fortune che ha, che non sono soltanto fortune economiche, ma io penso semplicemente vivere in 40 metri quadri da solo o vivere in 4 in 60 metri quadri cambia totalmente la fatica che si fa. Avere un balconcino che con vista sulle montagne magari dal Trentino o avere un giardino della propria villetta è una cosa molto diversa che vivere in un condominio con vista su un parcheggio vuoto di un supermercato. Certo. Quindi è vero che siamo tutti sulla stessa barca, ma insomma ci possono essere anche forse barche molto diverse tra loro, no? Assolutamente, anche perché siamo su un mare grande che ha punti di approdo molto diversi e mareggiate e onde molto diverse. Sì. Credo sia la prima cosa alla quale bisogna tenere presente. Vivere il lockdown a Milano in una città colpita, non dico tra le più colpite perché il Nembro da questo punto di vista purtroppo è quasi un record, è molto diverso che vivere in regioni italiane che hanno ricevuto per loro fortuna e per loro bravura in alcuni casi un numero di contagi molto inferiore. Certo, e personalmente proprio Gigio, dall'emergenza che cosa ti ha destato dentro? Ma ci sono state fasi molto diverse, devo essere sincero. La fase iniziale era la fase, non voglio dire che bello, finalmente sono dentro nel mio guscio e mi vivo le mie cose, mi leggo i libri che non ho mai avuto tempo di fare. Poi lo incroceremo anche con quanto il lavoro è entrato nelle nostre vite, poi le ha riempite, le ha spalmate. Perché per chi si occupa di social, per esempio, c'è stato un tale tsunami di commenti, di contributi, che personalmente il tempo che ho dedicato al lavoro è aumentato del 35-40%. Ho avuto anche, lo ammetto, momenti di crisi molto pesanti. In un paio di occasioni mi è venuto veramente da piangere e in una ho pianto, e non mi vergogno a dirlo, proprio perché mi sembrava che questo dolore, c'era una persona che conoscevo che stava morendo, fosse impossibile quasi da gestire. E da questo punto di vista ho trovato
epocale alcuni momenti della fede cattolica, alcuni momenti dedicati alla preghiera anche comune, che sono stati veramente importanti per chi ci crede. Diego Andreatta? Sì, anch'io ho fatto il tagliando, la manutenzione della mia rete degli affetti, momenti di angoscia, come diceva l'amico Gigio, angoscia per un amico, un fratello cappuccino a rischio, ma anche mio padre, 99 anni, in RSA, non l'ho visto, non lo vedo da più di 2 mesi, il nipotino piccolo di cui seguire 2 anni, di cui seguire a distanza i primi passi, ma poi anche dentro casa, come mi relaziono con la moglie, con i miei figli grandi, e poi chi non c'è su questa barca, la rete dei parenti più lontani e degli amici che una volta potevo dimenticare, invece in questo periodo mi sono accorto che non avevo più scuse. Serena Valorzi, dal punto di vista professionale, ecco, qual è l'elemento più evidente che è emerso per lei in questi mesi di quarantena? Devo ammettere che siamo stati davvero catapultati in un'epoca nella quale non possiamo più dirci che la tecnologia non ha un impatto, perché il fatto di essere così esposti a situazioni, appunto, di videochiamate, con delle abitudini che sono cambiate, persone che magari ti chiamano senza più chiedersi, no, se è il caso di fare una videochiamata o no, perché ormai è diventato una sorta di moda, e quindi un'intrusione anche all'interno della vita privata, magari tenendo conto che abbiamo dovuto stare in casa propriamente, quindi un'entrata anche del lavoro, lo stavo accennando prima, che comunque può aver destabilizzato. Senza dubbio devo ammettere che adesso è un momento di difficoltà maggiore, perché con molti ci siamo abituati a stare in videochiamata, anche se chiaramente i nostri neuroni a specchio rispondono meno, neuroni a specchio che ci permettono di essere molto connessi a livello emotivo quando siamo a distanza ravvicinata, in questo modo si attivano molto meno e è più difficile riuscire a gestire la relazione, ma in questo modo ci vediamo in viso. Mentre ritornare in studio o le ultime sedute che avevo fatto prima del lockdown mi avevano fatto veramente sentire quanto sia difficile riuscire a stare in una relazione forte, significativa come quella della psicoterapia, non potendo vedere tutta questa parte del viso. È molto molto impressionante questo. Meglio in videochiamata rispetto alla presenza fisica, ma con la mascherina, questo è il concetto? Sì, ma qua siamo veramente chiamati a cercare le soluzioni migliori che devono essere ritagliate caso a caso. In alcuni casi è molto meglio stare in casa tranquilli, perché se poi una persona ha anche molto paura del contagio, puoi tenere la distanza che vuoi, la mascherina che vuoi, l'alcol che vuoi, ma i pensieri parassiti entrano comunque. Senta, in ogni caso questi 2 mesi, voglio dire, di videochiamate, parliamo di ragazzi appunto che hanno fatto la scuola online, che continuano a fare la scuola online, piuttosto delle riunioni di lavoro, piuttosto dei contatti appunto tra parenti, pensiamo anche al contesto ad esempio appunto dell'ospedale, dei malati di Covid, che in molti casi, nella maggior parte dei casi, hanno potuto mantenere dei contatti laddove era possibile soltanto attraverso la tecnologia. Ecco, sì. Come ne usciamo da questo punto di vista? Ne usciamo più stressati, più stanchi, in qualche maniera, come dire, anche forse più arrabbiati, se mi passa questo termine, oppure stiamo metabolizzando la possibilità appunto in futuro di sviluppare queste tecnologie, l'utilizzo di queste tecnologie, magari limitando le uscite, quindi limitando lo stress, i viaggi, la fatica? In generale, vede, rispetto alle emozioni dipende tanto da quello che pensiamo. Cioè, chi è arrabbiato solitamente pensa che gli è stato tolto qualche cosa, cioè che in qualche modo c'è intenzionalità, no? E questo ha dato molte difficoltà alle persone all'inizio quando bisognava stare in casa, perché la sensazione era proprio la costrizione, lo stato di polizia. Poi, ripeto, tutto dipende dalla nostra storia. Per cui il fatto di poter essere più o meno tristi, più o meno affaticati, senza dubbio questa modalità è più faticosa, perché il nostro cervello deve continuare a dirti: sei da solo, ma sei in presenza. Siamo in una stanza da soli, ma siamo insieme qua dentro. Il nostro cervello fa fatica di integrare queste informazioni. Mi viene da dire, anche prima si poteva utilizzare questa tecnologia, ma lasciavamo che il nostro cuore un po' ci direzionasse, quindi preferivamo comunque vederci. Magari eravamo anche disposti a fare dei lunghi viaggi per incontrare qualcuno, perché aveva senso incontrarsi dal vivo. In questo momento non c'è stato possibile e ci siamo adattati. Mi viene da dire, se non si può avere l'acqua fresca, prende anche l'acqua che magari non è purissima. E soprattutto sarà poi decisione di ognuno decidere poi
per l'appunto che cosa vorremmo fare. Cioè, vorremmo sfruttare in alcuna occasione queste tecnologie, perché dovremmo mettere sul piatto della bilancia, che cosa più importante. Ma direi che tutto sommato da quest'epoca io esco proprio con la sensazione molto forte che sì, si può utilizzare, però non troppo, perché è veramente molto molto stressante, anche e soprattutto per chi in casa non ha avuto degli spazi di privacy sufficienti. Questo l'ho visto moltissimo nel mio lavoro, grosse difficoltà, soprattutto appunto per chi aveva dei figli, chi ha naturalmente dei figli, chi perché era connesso e quindi era una lotta per la connessione, chi perché comunque l'occhio lo dovevi tenere, perché i ragazzi si sa, si spegne la videocamera, si può anche fare altro, perché dopo il primo periodo, dove insomma sembrava che tutti fossero abbastanza ligi, poi insomma ci sono delle sorprese. Sicuramente chi soffriva in precedenza di una certa ansia sociale tra i ragazzi che magari facevano fatica ad andare a scuola perché timorosi del giudizio dei compagni, eccetera, qualcuno forse ha trovato perlomeno un momento di sollievo. Non devo andare a scuola, faccio una gran fatica ad andarci, perlomeno la scuola viene a casa mia, riesco anche a seguirla. Però sicuramente non hanno potuto allenarsi al fatto comunque di fronteggiare quest'ansia, quindi ancora di più bisognerà che ci sia un fortissimo contatto e legame tra i genitori e la scuola. In questo senso. Ci sarà bisogno da questo punto di vista, come dire, di una sorta di rielaborazione collettiva di questa esperienza, sì, anche sul fronte appunto dell'utilizzo delle tecnologie. Gigio Lanciglio, dal punto di vista anche lavorativo, organizzativo, insomma, come è cambiata la vostra attività, penso in maniera abbastanza radicale, ma nello stesso tempo quanto è stato utile appunto poter usufruire di queste possibilità tecnologiche? Dunque, da una parte c'è, come dire, il discorso di tutta la redazione, da una parte c'è la mia vita personale, perché, e lo vediamo subito il perché. La redazione ovviamente è stata spostata il più possibile a lavorare in smart working, creando la possibilità di realizzare, di lavorare sul sistema editoriale del giornale stando a casa propria. Per quello che riguarda la mia vita, io ho sempre lavorato, diciamo così, in smart working, nel senso che pur frequentando molto la redazione, io spesso i social network di Avvenire li curo dal semaforo mentre sono in bicicletta e sto andando in redazione o ci sto tornando. Cioè lo posso fare connesso 24 ore su 24, prima di andare a dormire verso mezzanotte riguardo i social dal letto attraverso il telefonino, e quando mi alzo faccio lo stesso. Quindi da questo punto di vista io sono sempre stato in smart working. Come dicevo prima, quello che è cambiato per me è che questa mole di lavoro è triplicata e quindi l'affaticamento, lo stare in ballo dalle 7 all'una, l'una e mezza di notte, dopo un po' era faticoso, perché poi il lavoro penetra nella tua giornata e te la mangia e non senti più di avere spazi di libertà. In che modo siete riusciti ad essere, come dire, originali dentro questa marea di informazione che si è prodotta e anche questa bulimia, no? Questa ansia di informazione che indubbiamente insomma, abbiamo tutti registrato. Voi, per essere originali, che scelte avete fatto? Non abbiamo puntato sull'originalità, ma sul nostro stile, che non è cambiato. Noi facciamo un'informazione il più possibile pacata, il più possibile rispettosa delle persone del quali raccontiamo le cose e il più possibile rispettosa delle persone che sono a casa. Cioè non abbiamo giocato a fare i clown, diciamo così, a inventarci delle cose per apparire moderni, ma abbiamo continuato sulla nostra strada sicuri che ci volesse un punto di approdo certo per i lettori nuovi, perché nessuno se ne sono aggiunti il triplo, come per tutte le altre testate di informazione, per i lettori che già ci conoscevano. Sul fronte di Vita Trentina, direttore Andreatta, ecco, pur lavorando a distanza, quali obiettivi vi siete posti per cercare di essere vicini ai vostri lettori in maniera appunto che vi distinguesse rispetto al panorama locale? Noi abbiamo cercato di non cedere all'alfabeto della paura, a quelle cifre del contagio, al picco che doveva arrivare, ad una conferenza stampa quotidiana che si presentava come un bollettino di sventure in arrivo. Abbiamo piuttosto cercato di favorire un po' la grammatica della fiducia, della speranza, dando molto spazio alla parola del nostro vescovo, ma anche quelle risposte creative che sono venute dalla comunità molto abbondanti, copiose. Ne abbiamo fatte anche alcuni video, abbiamo potenziato i social proprio perché l'ambiente digitale più frequentato ha bisogno di una maggiore attenzione da parte nostra. Quindi anche il giornale è diventato una lettura su cui quasi riposare, su cui trovare consolazione. Molti lettori lo hanno
capito, e anche una prospettiva un po' più lunga che guardasse al dopo. E il dopo per noi comincia domenica, quando apriremo anche il nuovo sito, che vorrà essere un po' la prosecuzione di quanto abbiamo sperimentato in un legame più stretto con i social, e la rivista cartacea fare da punto di riferimento, da una parte finale, l'approdo, ma dall'altra iniziale, l'avvio. Citavo, dottoressa Velozzi, questa guida che lei ha scritto insieme con Mauro Berti, Io resto a casa, guida alla sopravvivenza appunto a casa in epoca di Covid. Non so se è una sorta di decalogo, io ammetto di non averlo letta, ma ci dice quali sono gli spunti principali che emergono dalle vostre indicazioni? Sì, cerco di farlo tenendo conto che l'abbiamo scritta proprio all'inizio, quindi è stata una produzione molto rapida e dettata proprio da una spinta forte di cuore. Quindi in parte già bruciata, tra virgolette? Sostanzialmente per come l'abbiamo pensata, e quindi anche il fatto che il contributo andasse alla terapia intensiva, la nostra idea era quella di poter dare un contributo da questo punto di vista e poi fare un po' di compagnia alle persone che erano da sola, andando a vedere appunto le diverse condizioni e cercando per l'appunto di proiettare il pensiero. Una cosa di cui mi sono resa conto fortemente nelle terapie online è stato proprio il fatto che le persone in quel periodo non avessero una prospettiva, cioè magari c'erano tante paure ma non c'era una via definita di uscita. Mm-hmm. Sicuramente quello che abbiamo scritto vale, perché vale un po' in generale, ma può essere integrata proprio dal pensiero di va bene, adesso ripartiamo, ma in che modo ripartiamo? E saremo capaci di starci vicini a sufficienza adesso? Perché finché eravamo tutti a casa da soli, cioè era facile prendere il telefono e scrivere dei messaggini o chiamare qualcuno, tanto molti di noi avevano un sacco di tempo. Ho capito, però vogliamo imparare qualcosa da questo periodo? Certo. O vogliamo rilanciarci nella corsa forsennata al lavoro piuttosto che ad altre cose che magari hanno poco senso? Quindi la scommessa è un po' questa. Grazie. Gigio Rancidio, parliamo di social. La domanda è, hanno più aiutato? Sto pensando all'inizio, quando eravamo tutti ad applaudire appunto sui poggioli, quando ci mandavamo anche i messaggi scherzosi, cercando in qualche maniera di metabolizzare, no, l'emergenza. E siamo partiti da quella fase e dove siamo arrivati? Cioè siamo in qualche maniera, come dire, sono diventati cassa di risonanza del disagio? Allora, cominciamo col dire che i social sono le persone, i social siamo noi, e quindi da questo punto di vista i social hanno seguito esattamente il flusso, hanno incanalato le denunce, hanno incanalato la paura, hanno incanalato il pane fatto in casa, le pizze fatte in casa, i grissini fatti in casa, le torte fatte in casa, poi hanno incanalato le canzoni sui balconi, i flash mob di varia natura e di vario tipo, poi hanno cominciato, sono arrivate le proteste contro il governo che faceva troppi decreti, che c'erano troppe cose da scaricare, le autocertificazioni, poi abbiamo cominciato a vedere le denunce, hanno fermato questo, non hanno fermato quello, e siamo arrivati a un momento in cui oggi c'è un livello di tensione pari se non superiore a prima del lockdown. Nel senso che oggi siamo arrivati dal andrà tutto bene, niente sarà più come prima, a non andrà tutto bene perché già è andato tutto male e il mio particolare vale più generale. Cioè invece di aver capito, come dicevamo all'inizio, che l'inizio del lockdown, che ci si salva tutti insieme, siamo tornati a un particolarismo inquietante. Ci si salva solo se mi salvo io. Solo se mio figlio torna a lavorare, torna ad avere uno stipendio decente, mio zio può riaprire il ristorante e ritornare a fare i soldi, ci si salva, altrimenti non ci siamo salvati. È una percezione che anche lei, Andreatta? Sì, mi ritrovo molto in questo ruolo di specchio che i social hanno avuto. Dobbiamo dire che anche quanti fra noi erano degli analfabeti digitali, alla fine hanno usato questo periodo per imparare, per apprendere. Però è una scuola difficile, spesso si impara male, è un lessico complicato e quindi ho l'impressione che siamo ancora molto dilettanti, che ci sia bisogno di una formazione per capire che cosa vogliamo spremere di positivo da questi strumenti e per cogliere anche quanto possono diventare dei legacci da cui non riusciamo a distogliere l'attenzione nemmeno per qualche minuto al giorno. Dottoressa Valorzi? Devo ammettere
sono piuttosto preoccupata rispetto a questa spinta rabbiosa e l'individualismo che ha ripreso assolutamente possesso di noi. Penso a diverse categorie, ci fanno riaprire, non ci fanno riaprire, la rabbia, comprensibile naturalmente, però se viene non solo vissuta così, ma estesa sui social e quindi ci si rispecchia nuovamente, cioè diventano veramente delle bombe. È un po' come se ognuno fosse ritornato nel suo orticello. E quindi siamo anche disponibili a dare gomitate in giro pur di sopravvivere. Questo non mi piace, non mi piace come clima, e credo che abbiamo tutti quanti noi in qualche modo un po' il dovere morale di dare una calmata. Cioè, va bene, siamo in difficoltà, possiamo anche scegliere di darci una mano in questa difficoltà. L'abbiamo fatto comodamente da casa, mandandoci dei messaggi di incoraggiamento, cioè possiamo farlo anche adesso, però credo che sia molto molto importante, perché altrimenti anche uscire diventa veramente un momento nel quale siamo esposti a rabbia, a rancore. Cioè, penso adesso che andiamo in passeggiata e ci sono i runner che ci passano vicino senza la mascherina. Cioè, a quanti di noi è venuto almeno il pensiero, cacchio, ma questo? Cioè, deve proprio corrermi così vicino, non c'è neanche la mascherina. Cioè, quindi ci sono tante cose, no, che si stanno mescolando. A casa non sentivamo questo, quindi siamo veramente di fronte a qualcosa di nuovo. Anche perché ho la sensazione, insomma, credo io come voi, insomma come tanti, che ci siamo probabilmente dimenticati del grande dolore che questa emergenza ha portato. Lo ha denunciato anche l'arcivescovo Lauro nella messa di domenica scorsa in cattedrale. A tal proposito, proprio per riportare l'attenzione su quella dimensione, su quei reparti di ospedale che hanno vissuto giornate di grandissima difficoltà, di grandissimo disagio, vi propongo ora una testimonianza, è la testimonianza della dottoressa Lucia Pilati, che lavora in rianimazione al Santa Chiara e che nelle settimane dell'emergenza, quando appunto praticamente una buona fetta dell'ospedale era stato trasformato in una in camera di accoglienza per i malati Covid, lei si è occupata nello specifico di tenere i contatti con i parenti di queste persone ammalate. E dunque andiamo ad ascoltare la sua testimonianza. Per mia formazione personale, per la mia attività istituzionale, che è quella di responsabile della donazione dei trapianti d'organo, ovviamente ho una preparazione, ho una competenza e purtroppo ho anche un'abitudine a comunicare con le famiglie, a comunicare le notizie più drammatiche come quelle della morte, e quindi è diventato un pochino una cosa naturale che io mi occupassi di parlare con queste famiglie che rimanevano fuori dall'ospedale e raccontare loro che cosa succedeva ai familiari che invece erano all'interno della cosiddetta Covid-land, quella che noi abbiamo chiamato simpaticamente così, ed era la parte della terapia intensiva destinata ai pazienti Covid. Al massimo dell'emergenza, quanti pazienti ospitavate con Covid? Siamo arrivati ad avere 42-43 pazienti in contemporanea, ma questo non significava che nell'arco della giornata in realtà i pazienti fossero 45-46, perché purtroppo avevamo dei pazienti nei giorni più drammatici, verso fine marzo, che morivano la mattina e i letti venivano occupati prontamente da altri pazienti, e quindi su un letto purtroppo durante la giornata avevamo due pazienti. Senta, qual è stata la chiamata più difficile, quella più dura in queste settimane? Ho avuto un paio di telefonate che mi sono rimaste dentro, e mi è rimasto dentro il suono, le urla delle mogli, perché si è trattato in entrambi i casi di mariti che sono morti da noi, e le mogli che urlavano no, no, non posso crederci. Purtroppo, sebbene tutte le famiglie siano sempre state tenute molto aggiornate e dettagliatamente aggiornate sull'evoluzione del paziente, e quindi le famiglie sapevano che i loro congiunti stavano andando male e che la possibilità che morissero era molto, molto reale, nel momento in cui lo dici, magari al mattino dicevo, signora, non penso arriveremo al pomeriggio, ma al pomeriggio quando chiamavo e dicevo, purtroppo è morto, la famiglia si faceva per la prima volta cosciente di quella che era la situazione. Finché non lo dicevo non ci credevano, e credo che questo sia normale quando non vedi il tuo familiare, non vedi tuo marito nello specifico, non vedi tuo zio, abbiamo avuto molti nipoti che parlavano per gli zii, l'hai visto uscire alcune decine di giorni prima,
pur in brutte condizioni, ma magari riuscivano a salire sull'ambulanza, riuscivano a aiutarsi a andare sulla barella, lo vedi portare via, cosciente, che parla, e poi sapere che va sempre peggio finché è morto è molto difficile da accettare. Si è detto tanto, dottoressa Pilati, sul fatto che appunto questi ammalati in molti casi se ne sono andati da soli. Poi abbiamo scoperto in realtà che dietro quelle stanze, quei veli di ospedale, c'era una grandissima carica di umanità e tanti operatori si sono fatti vicini anche in quel momento del passaggio finale, hanno riservato una carezza per questi ammalati. Ecco, lei questo l'ha visto, l'ha notato? Lei stessa magari ne è stata protagonista? La cosa che noi garantivamo a tutte le famiglie era che il loro congiunto non era solo, ma la cosa che abbiamo garantito a tutte le famiglie era un momento di particolare tenerezza e vicinanza per chi si sapeva non ce l'avrebbe fatta. E questa l'abbiamo offerto alle famiglie, l'abbiamo proposto alle famiglie. Le famiglie qualche volta ci chiedevano una carezza, un saluto, riportare un bacio da parte di una moglie, di un fratello, di una sorella, per chi stava male, poi nello specifico per chi è morto ancora di più. Non abbiamo mai lasciato solo nessuno, abbiamo sempre cercato di, per quel che si poteva, di essere famiglia di chi era dentro. Gli anziani naturalmente sono stati più colpiti, ma sono morte anche persone giovani. Anche voi nel vostro reparto avete registrato appunto decessi di persone giovani? Abbiamo avuto anche noi dei giovani, sì. E questo naturalmente ha reso ancora più difficile poi l'operazione di il comunicarlo, no? Ai parenti, penso? Decisamente è stato molto difficile. La cosa bella è che la nostra paziente più giovane, una signora di 38 anni, se l'è cavata in poco tempo. È rimasta da noi 3 settimane e si è visto che ce l'avrebbe fatta dopo una decina di giorni. E quindi la nostra ragazza è stata una delle situazioni che ci ha spronati ad andare avanti, ci ha dato speranza e fiducia, e noi eravamo un po' diventati tutti i genitori del bimbo che lei aveva lasciato a casa. Adesso sta bene? Sta benissimo, mi ha scritto proprio stamattina. Senta, ha ricevuto molte comunicazioni di persone poi dimesse, dai parenti di queste persone? Molti mi hanno scritto. Qualcuno mi ha chiamato e qualcuno ha chiesto che li chiamassi, perché qualcuno mi ha detto: dottoressa, lei parlava sempre con la mia famiglia, perché io ero in rianimazione, ma mi farebbe piacere parlare direttamente con lei per recuperare un po' quello che era il momento del ricovero, il momento della malattia e del dolore più profondo. Dal punto di vista professionale e umano, che cosa le resta dentro dopo questa esperienza, dottoressa Pilati? Pensandola in qualche maniera terminata rispetto alla grande emergenza, anche se non siamo usciti evidentemente, no, dall'emergenza. Resta in primis il dolore per la sofferenza delle persone che erano ricoverate, delle persone che non ce l'hanno fatta, delle famiglie che erano a casa. Tenga presente che non stiamo parlando di famiglie, le normali famiglie di un paziente in rianimazione, perché stiamo parlando di famiglie che molto spesso erano rappresentate da ammalati, perché conviventi con chi era qua, molto spesso, quasi sempre, famiglie che erano in isolamento, che erano addirittura in quarantena, famiglie che vivevano altri lutti, altre sofferenze, perché in moltissimi casi io parlavo con famiglie con le quali poi parlavano altri ospedali, altre rianimazioni, perché nella famiglia c'era più di un malato. Quindi direi in primis il dolore, la fatica. E poi però anche la speranza, sia dal punto di vista medico, rianimatorio, dell'aver fatto qualcosa che in moltissimi casi ha portato dei grandi risultati e ha visto i pazienti tornare a casa. Mi è arrivato il video di un paziente che è stato accompagnato a casa dall'ambulanza e ha salutato tutti i vicini di casa, quindi dei momenti veramente belli. E la speranza anche della solidarietà. Abbiamo avuto tantissima solidarietà rappresentata da privati cittadini, qualcuno che ci mandava i disegni dei bambini, qualcuno che ha avuto un sostegno anche pratico. Ci è arrivato il pane, ci è arrivata l'acqua, ci sono arrivati i dolci, ci sono arrivate le cremine, perché tutti avrete visto le immagini del personale con il viso drammaticamente danneggiato dai presidi.
quindi abbiamo avuto veramente tantissimo supporto dalle persone, dalla società, dalle istituzioni. Penso che mettendo insieme tutte queste cose abbiamo forse anche un po' meno l'angoscia se dobbiamo pensare che possa tornare un'altra ondata di infezioni. La spaventa un po' il fatto che, almeno insomma, da quello che si può cogliere sull'esterno, c'è forse un alleggerimento un po' troppo evidente, insomma, delle misure di sicurezza e del distanziamento, non tutti portano la mascherina, insomma, ci si sente davvero entrati un po' troppo velocemente in questa fase 2, ha anche lei questa sensazione? Di sicuro stamattina, che è il primo giorno di veramente fase 2 tutto aperto, quando ho visto il traffico importante mi sono posta dei problemi e ho pensato forse andiamo troppo veloci. Certo che l'attenzione è compito e responsabilità di chiunque. Così dunque la dottoressa Pilati, che ha riportato l'attenzione sul vero dramma legato a Covid-19. Volevo ripartire da Gigi Rancidio rispetto ai social e rispetto a questo appello che ha fatto in precedenza la dottoressa Valorzi a darsi una calmata, a provare davvero a rimettere le cose al posto giusto. Riusciamo a farlo e quale contributo possiamo dare anche noi da questo punto di vista, Rancidio? Io su questo ho una visione un po' diversa. Io credo che i social siano esattamente una cartina di tornasole che ci ha fatto vedere il livello di rabbia che c'è nella nostra società. Nelle code alla posta o quando c'erano al supermercato non c'è meno rabbia che sui social. Quando le persone guidano per strada e qualcuno gli taglia la strada, hanno anche a bordo dei figli, mandano degli epiteti all'altro guidatore che sono gli stessi che leggiamo sui social. Quindi io credo che dobbiamo essere grati ai social perché ci fanno vedere quello che siamo veramente sempre. Semplicemente danno un pezzo in più del nostro peggio. Sì, questo però, ecco, Gigio, scusa, è molto, come dire, questo è molto triste, no? Cioè ci mette una tristezza infinita. Non è triste, siamo così. E non siamo così per colpa dei social, siamo così per 30 anni di talk show. Non è i social che cambiano la società, è la televisione che ha cambiato la società. La mia paura è un'altra. Lo diceva il Vescovo Lauro domenica, che ho ascoltato anch'io da Milano, per il semplice fatto che la tecnologia, ecco che cos'è, un utile strumento, era nell'orario che per me era utile. L'ho visto attraverso YouTube e ha fatto una predica strepitosa dicendoci che anche all'interno della Chiesa stiamo cercando di archiviare un po' troppo in fretta tutto questo dolore. Ma alla fine ha detto una cosa ancora importante per me, consolante, che sarebbe andato avanti a fare le messe in streaming fino alla fine di giugno e in televisione per essere vicini alla comunità. Troppi vescovi hanno già deciso che siccome abbiamo riaperto le messe lunedì non vanno più fatte le messe in streaming. E sapete io da fedele che cosa capisco? Che non ti interessava fare comunità sul social, non ti interessava fare comunità sul digitale, ma l'hai usato come uno strumento, l'hai usato male, come se fosse un videocitofono. Adesso che non ti serve più, mi abbandoni. E che cosa serve se non abbiamo saputo costruire una comunità all'essere stati sui social? Sulle messe in streaming volevo sottolineare quello che Rancidio ha detto, fare comunità. Per qualcuno questo non è vero, nella messa in streaming non si fa comunità. Invece anch'io sono convinto che questa soluzione sostitutiva, provvisoria, ci ha consentito comunque di rimanere agganciati, di stare insieme alla nostra comunità, al nostro vescovo. Ci ha dato un'opportunità nuova di fare più attenzione alla parola, forse, di discuterla in casa magari, di guardare più negli occhi dei nostri familiari come la recepivano, e quindi dobbiamo tenere il buono di questa esperienza della messa in streaming e portarcela dietro, ecco, non rifiutarla. Poi non c'è dubbio che potersi dare la pace, poter cantare insieme è un'altra cosa, però non possiamo, ecco, archiviare questa esperienza che ha visto peraltro tante comunità trentine impegnate, cercando anche di fare delle buone messe, delle messe esemplari, dosando i tempi, utilizzando nel modo giusto le parole, ci potrà venire utile anche in futuro, magari anche con una complementarietà di utilizzi. Anche la video chiamata per alcune cose può sostituire anche gli incontri in presenza. Certo, quando c'è da decidere, da essere creativi, da
confrontarsi in profondità è meglio che ci troviamo attorno a un tavolo, ma per altre cose guadagniamo il tempo che è denaro. Questa puntata va in onda a ridosso della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che celebriamo domenica prossima, e il Papa nel suo messaggio mette in luce due temi sostanzialmente: quello dell'importanza della memoria e della capacità di fare storia raccontando storie, mantenendo questo filo, diciamo, conduttore che accompagna le nostre storie. Allora, il tema della memoria ci riporta al fatto che stiamo forse dimenticando in fretta la lezione che ci arriva da questa pandemia. Dottoressa Valorzi, ecco, c'è il rischio davvero che ci dimenticheremo davvero in tempo troppo rapido di quanto abbiamo vissuto? Per me è chiaro che il fatto di poter ricordare, parlare, condividere l'esperienza che abbiamo fatto, anche quando sarà conclusa, speriamo, sarà assolutamente fondamentale per poter in qualche modo ripartire con delle energie nuove senza avere dei pesi che ci trascinano indietro, perché altrimenti ne usciremo con un vuoto di questo periodo, un po' come se stessimo negando che è accaduto, il che è legittimo perché molte persone hanno vissuto veramente tanto male. E credo che in particolare chi tra noi, e voi nello specifico, con una professione così importante, abbiate la possibilità di ricordarci, di ripensarci e non di perderci nella corsa a rimettere a posto le cose più o meno, appunto con la sensazione di doversi salvare adesso. E dalla parte mia penso anche al fatto che sì, certo, e qua riprendo, se mi permettete un momento, la questione dei social network. È chiaro che sono una rappresentazione di quello che siamo, ma non possiamo dimenticarci, così come non dimentichiamo naturalmente l'effetto della televisione, che vedere determinate cose e vederle montare, perché non c'è un moderatore in un social network, fa sì che comunque ci siano delle echo chamber, e queste portano comunque a un gonfiarsi di alcune prospettive. Lo potrebbe essere anche il fatto di riproporci spesso di essere gentili, ecco, magari però in questo caso l'obiettivo sarebbe buono per tutti quanti noi, perché se lo fossimo tutti quanti sarebbe molto meglio. Mi sembra che spesso ce lo dimentichiamo questo, è più facile arrabbiarsi. Per facilitare questa operazione di rielaborazione personale e collettiva, credo che ci possano aiutare anche le immagini, le storie. Allora, Gigio Ranciglio, qual è la storia, l'immagine che lei si porta dentro da questa esperienza che manterrà anche nel futuro come una sorta di, come dire, qualcosa di scolpito nella memoria? È l'immagine di un sacerdote, ma ne potrei citare tanti altri, che ha deciso di fermarsi, visto che non poteva avere rapporti con i fedeli se non digitale, di tornare come medico, quale lui era, in un reparto Covid di un ospedale vicino a Milano. Io credo che sia il trionfo di che cosa voglia dire essere un sacerdote ai tempi del Covid. Non dimenticare ovviamente la fede, la parte importantissima della spiritualità, ma unirla alla capacità di essere dono e strumento per gli altri, tanto più che in questo modo ha portato anche i conforti religiosi, ovviamente, a tutte quelle persone. Quindi non soltanto la parte medica, la parte sanitaria, ma anche la parte religiosa. Diego Andreatta, qual è il volto, la storia? Sono le storie delle persone che sono uscite dalla terapia intensiva, le abbiamo raccolte su Vita Trentina, sono accomunate da alcuni elementi di una vicenda che è molto pasquale, un ritornare alla vita con riconoscenza, quasi degli ex voto che dovremmo essere in grado di leggere con maggiore attenzione. E poi anche le storie di chi non c'è più, chi abbiamo dovuto salutare troppo in fretta. Nei prossimi mesi mi piacerebbe che fiorissero delle celebrazioni di memoria di queste persone, cosa ci hanno lasciato, che cosa sono state per i nostri paesi, per le nostre associazioni, per la nostra comunità. Dottoressa Valorzi, per lei qual è l'immagine? Penso al sorriso di mio padre quando gli ho fatto una videochiamata, tenendo conto che non ho potuto vederli per molto tempo. È una persona invalida con il quale riesco a comunicare con il corpo, ci abbracciamo, questo è il senso, ma vederlo sorridere in videochiamata, credo che per me sarà questa l'immagine. L'ultimo giro, con una battuta davvero al volo, è la domanda che abbiamo fatto a tutti i nostri ospiti in queste puntate di Sospesi: a che cosa siete disposti a rinunciare dopo questa drammatica esperienza della pandemia, posto che non ne siamo ancora usciti evidentemente. Gigio Ranciglio. Dobbiamo finire con una battuta alla riunionite e alla convenite, che sono due delle malattie italiane
Noi pensiamo che i convegni e le riunioni più se ne fanno meglio è, e in realtà molti di questi casi ci fanno capire quanto alcune riunioni siano troppo lunghe, troppo rognose e alla fine inutili. Diego Andreatta? Anch'io ho riflettuto molto sul tempo, quindi vorrei dimezzare, alleggerire l'agenda di appuntamenti, ma non per vivere meno, ma per vivere meglio, per dare più importanza all'essenziale. Speriamo che non resti un proposito. Dottoressa Valorzi? Credo che di rinunce ne abbiamo fatte parecchio, quindi più che di rinunce mi oriento, come appena è stato fatto, a una promessa verso me stessa e quindi probabilmente scegliere con forse maggiore consapevolezza di avere anche dei tempi rallentati. La parola finale spetterà alla dottoressa Lucia Pilati, non prima di aver ringraziato naturalmente la dottoressa Serena Valorzi. Grazie molte a voi. Grazie, buona serata. Grazie a Gigi Rancilio e buona. Grazie a voi, grazie. E grazie a Diego Andreatta, a presto naturalmente con. Grazie a te Pier Giorgio. Grazie e buona serata a tutti i nostri telespettatori. La parola, come dicevo, alla dottoressa Lucia Pilati. Che cosa le piacerebbe tornare presto a fare, dottoressa Pilati? Io penso che continuare a fare il nostro lavoro con maggior serenità possa essere già abbastanza un successo, un traguardo. C'è un hobby che vorrebbe riprendere a breve, dottoressa Pilati? Magari ricomincerò a leggere non andando a letto tardissimo, come è successo in questa, nella fase, almeno nelle fasi iniziali della malattia, perché io vivevo in ospedale dalla mattina prestissimo fino alla sera molto tardi, quindi magari ci sarà spazio per tornare a aprire un libro.